quando fai corsi di difesa personale, una delle prime cose che ti insegnano è quella di non sottovalutare mai chi hai davanti. Non abbassare la guardia anche se vedi una persona che è un pochino gracilina, che è un pochino bassa, che è un pochino magra, mai. Mai abbassare la guardia. Perché? Perché tra le tattiche di chi vuole vincere c'è quella di farsi sottovalutare. Quando una persona viene sottovalutata è il momento in cui può sferrare l'attacco più feroce. Barone Vassallo, siamo all'11 agosto 2023, buonasera a tutti. Perché ho fatto questo piccolo presupposto? Perché c'è un piccolo colombo che ho menzionato più volte in questo canale, il quale non mi è per nulla simpatico, che continua a dire: abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto, loro hanno fallito, il Deep State hanno fallito, hanno perso, noi abbiamo vinto, siamo i vincitori. E tra quelli che, diciamo, appoggiano il piccolo Colombo, ci sono quelli che dicono: ma voi parlate sempre male degli italiani, voi non sapete gli italiani quanto sono stati in gamba nella storia e quanto sono in gamba oggi. Pensate voi che per tantissimi anni la finanza gli è andata contro e sono riusciti a mettere da parte capitali. Pensate che per tanti anni gli italiani hanno dovuto far sì che le cose brutte della guerra passassero perché gli italiani sono in gamba. Pensate a quello che hanno costruito gli italiani nel dopoguerra, la Fiat, tutte queste cose qui. Allora, gli adepti del piccolo Colombo, in seconda analisi, dicono il fatto: ma vedete, volevano che tutti si bucassero e invece tutti non lo hanno fatto, volevano che tutti portassero il sacro feticcio, ma non tutti l'hanno fatto, volevano che tutti, attenzione a quest'ultimo punto, volevano che, scusate se vedete le mani nere, ma mi è scoppiata la super attack sulle mani, sono 44 volte che me le lavo con sapone, niente, sono tutte le mani piene di colla. Allora, dicono, vedete, volevano che noi mangiassimo insetti, lombrichi e scarafaggi, e invece gli italiani anche lì hanno dimostrato di essere un popolo grande perché hanno fatto sì che il commercio di insetti non andasse avanti. Al che io agli adepti del piccolo Colombo ho sempre detto una cosa, ho sempre detto: guardate che se hanno creato delle fabbriche che producono insetti per uso alimentare, quegli insetti da qualche parte debbono essere piazzati. Se un'azienda produce, come dice la Fucibo o come dice la Cricket Farm, 1 milione di insetti al giorno, attenzione, fate attenzione, quegli insetti debbono essere consumati, altrimenti due sono le opzioni: o scoppia tutto e abbiamo un'invasione di insetti, il che potrebbe anche un giorno essere un'ipotesi molto probabile, oppure li mettono in vari canali senza che le persone lo sappiano. Dunque, qualche giorno fa una persona ha avuto uno shock anafilattico perché ha mangiato della farina nella pizza che era fatta con insetti. È stato il primo caso in Italia.
Ora, ascoltate di nuovo, anzi, ascoltate di nuovo che cosa si sta proponendo all'orizzonte. Vi richiedo scusa se vedete le mani nere, ma è colla che mi è caduta sulle mani e che ho lavato 25 volte questo pomeriggio, se non di più, anzi, come ho detto prima, 46 volte. Allora, ascoltate attentamente questo video perché vi spiega un pochino dove sono andati a finire quegli insetti che hanno prodotto. Abbatti le tue emissioni con gli insetti commestibili. L'Easy Mix è il nuovo prodotto di Small Giant dove la sostenibilità la fa assolutamente da padrone. Qui dentro ci sono proteine di insetto e di ingredienti plant-based, quindi in un'era in cui mangiare carne manda letteralmente a fuoco il nostro pianeta, questa è la soluzione perfetta per chi vuole mangiarsi un hamburger o del pollo al curry senza pesare sull'ambiente. Ti basterà aggiungere dell'acqua e dell'olio, mescolare un po' e voilà. Ecco la tua carne sostenibile al gusto pollo e manzo. Vai sul sito di Small Giant e provalo subito. Allora, avete visto questo banana sessuale? Ve lo faccio rivedere perché dovete capire un attimo quando, sì, è vero, debbono scriverlo che c'è questa porcheria come ingrediente. Ma se voi pensate a quante cose hanno mentito nella nostra alimentazione, pensate soltanto quando è scoppiata la guerra in Ucraina, che non c'era più la pasta Buitoni, la pasta Barilla, la pasta Divella, chissà perché, che era tutto grano italiano. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina non c'era più quella pasta. Perché? Perché è la stessa cosa di questo che vi sta proponendo questo banana sessuale. Attenzione che facciamo andare a fuoco il pianeta mangiando manzo, Assolutamente da padrone. Qui dentro ci sono proteine di insetto e di ingredienti plant-based, quindi in un'era in cui mangiare carne manda letteralmente a fuoco il nostro pianeta. Mangiare carne manda letteralmente a fuoco il nostro pianeta. Allora, torniamo all'argomento. Small Giants, terza fabbrica che produce per uso alimentare insetti. Dunque, facciamo un attimo il conto della serva. Small Giants, Cricket Farm e Fucibo. Ne abbiamo ben tre. Fucibo e Cricket Farm hanno dichiarato 8 mesi fa di produrre 1 milione di insetti al giorno. 1 milione al giorno. Small Giants credo che sarà su questo, sarà all'incirca su quel tenore di produzione. Ora vi dico a voi, quando cominciano a dire dobbiamo mangiare questa carne perché il nostro pianeta sta letteralmente andando a fuoco, noi sappiamo che è una menzogna, perché l'abbiamo vista questa estate. Questa estate è stata forse l'estate più fredda di tutta la storia. Io la notte dormo con la copertina, ma come tantissime altre persone. Quando stai fuori, l'altra sera siamo andati a mangiare una pizza con degli amici, ci siamo dovuti mettere un giubbino perché faceva freddo, parlo di 4-5 giorni fa. Quindi, quando mentono su delle cose palesi, come quella della temperatura che tutti noi possiamo constatare, secondo voi tutta questa robaccia dove va a finire? Ecco perché io mi innervosisco quando sento gli adepti di un piccolo uccello che dicono no, abbiamo vinto, gli italiani sono un grande popolo, hanno fatto di tutto perché il Deep State non abbia vinto e finalmente siamo i vincitori, abbiamo vinto noi, siamo grandi, siamo immensi, l'italiano è intelligente. Ma l'italiano l'italiano è sotto gli occhi di tutti.
Immaginate soltanto voi quando per la guerra in Ucraina hanno detto che non c'era più la pasta Barilla, la pasta di Vella, la pasta di Cecco, però scrivevano che il grano era italiano. A quel punto le associazioni di consumatori avrebbero dovuto scendere in piazza e fare un casino infernale. Invece, avete visto qualcuno che ha detto qualcosa di questa presa per il culo? No. Vedrete che prima o poi verrà fuori che questa zozzeria di insetti la stanno immettendo già nel canale senza che nessuno lo sappia. Perché per quanto ci siano questi banana sessuali che dicono che dobbiamo salvare il pianeta dal surriscaldamento e mangiare questa zozzeria, l'italiano medio gli insetti non li vuole. La maggior parte degli italiani gli insetti non li vuole, solo che è troppo pigro per ribellarsi, quello che è sempre stato, né più né meno. Ci vediamo domani, ciao a tutti.